giusto un inciso che poi diventa una domanda, visto che lei è presidente della Triennale, quindi siamo in casa sua ma ci può rispondere proprio per la sua esperienza personale. Questo luogo, nell'evoluzione che comunque continua negli anni, fino ad arrivare ad oggi, è sempre stato un fulcro e un luogo di incontro, però che ha associato sia esposizioni culturali, come può essere appunto la Triennale stessa, luogo in cui ci sono convegni, incontri, ma con i luoghi tipici della movida, i locali che sono proprio alle spalle della Triennale, ad esempio, no? Workstation, i giascavalli, eccetera. Questo forse può essere il meccanismo giusto, cioè associare non solo il locale dove si può andare a comprare l'alcol, dove anche i minori possono entrare, insomma, poi bisogna agire anche su quegli aspetti, ma cercare di creare una rete diffusa, diversa, dove ci può essere uno scambio diverso, che non sia solo sedersi a un tavolo con la musica, avere un bicchiere di alcol in più. Questo sicuramente, questo luogo nasce un pochino fortunato perché attorno c'è un parco, c'è delle case, quindi voglio dire, sotto questo profilo nasce un po' fortunato, però devo dire la verità, da questo punto di vista questo sicuramente è un esempio, un luogo, qui riescono a convivere perfettamente diverse anime, convivono praticamente sulle 24 ore, convivono persone di tutte le età e l'offerta è la più variata possibile. Giustamente adesso noi apriremo il teatro, è stato riportato sulla Triennale, anche quello sarà un esperimento, speriamo che sia capace proprio di attrarre, di dare una ulteriore offerta. Se l'offerta è varia, se l'offerta è molto aperta, secondo me questi luoghi possono diventare luoghi di eccellenza che possono essere alternativi invece a un abuso di questi spazi. Questo è, io credo, sia uno dei luoghi per fare diversificazioni più intelligentemente usato e non molti dei luoghi nostri sono invece abusati. C'è una vera e propria occupazione, che è la cosa che io considero più essenziale. Spazi devono essere utilizzati almeno. Questo è il discorso, io ne approfitto solo per dire che poi tra l'altro nel 2016, perché il PIE ci ha dato il PIE la settimana scorsa, noi faremo l'esposizione internazionale qui della Triennale, quindi architettura, design, moda, cultura, tutto quanto. E lo faremo non qui, solo qui nel palazzo, ma aperto dalla città. Questo è il modello che noi vogliamo cercare di far diventare sostanzialmente quello che è il Salone del Mobile per una settimana, far diventare questa città per quattro mesi. Questo è un obiettivo. Volevo forse dire qualcosa. Rinuncia? Perfetto. Allora, io a questo punto volevo intanto rivolgermi anche a voi se ci fossero delle domande e poi faccio concludere. Sì, prego. Buongiorno, io mi chiamo Gina Bentaut, sono economista dell'Università di Torino, ma sono qui anche di Torino, nel senso che sono uno dei rappresentanti di coordinamento di comunità di circa 10 della città di Torino. Stiamo facendo una rete a livello nazionale e volevo porre un'attenzione su alcuni punti. Sono molto contenta oggi di aver sentito parlare di costi della movida, perché normalmente, come dire, quello che voi avete chiamato movida è una specie di idea platonica della movida, chi non sarebbe d'accordo sulla convivialità, sul fatto di poter uscire e trovarsi, ma il problema è dato da quella che è la mala movida e di quanto poi non sia, come dire, un sottoinsieme, un qualcosa di un po' ineludibile. Allora, parlare di costi è importante perché i costi normalmente non ricadono in proroga, quindi sono costi esterni, sono delle esternalità negative. Allora, ho trovato molto interessante intanto parlare dei costi sui giovani. I giovani che sono delle vittime di questo fatto, perché qualcuno diceva si pensa sempre
non si pensa all'immediato, ma in realtà pensare a quello che può essere questo problema di alcolismo, questo problema di ognuno, no? La mobilia che è sempre stata contrabbandata come fatto di turismo, serve all'economia, serve nella città di Torino la movida è nella presentazione e una delle motivazioni turistiche. In realtà ci sono questi costi per i ragazzi, poi ci sono i costi per i residenti, perché ci abitano, perché noi vogliamo pensare a una specie di città in cui ci sono uffici e poi alle 6 ci sono gli uffici, appunto c'è la movida, 24 ore al giorno, oppure bisogna pensare dove le persone vanno, le persone che devono anche poter arrivare e ci si può divertire in molti modi, in tanti luoghi, ma normalmente si dorme nel proprio letto. Allora, i costi dell'inquinamento acustico, e vi ricordo che l'inquinamento acustico è una forma di inquinamento molto importante, molto sottolineata dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è qualcosa che ha delle forti ricadute economiche, perché come diceva qualcuno, poi quando ci si ammala, questo è un costo della società. Ci sono anche delle ricadute economiche di altro tipo, svalutazione degli immobili. Se io ho l'avventura di abitare in un quartiere, in un posto dove anche mi fa sotto, io anche se me ne voglio andare, non riesco a vendere. E questo, ricordate che sono cifre importanti, e sono cifre che parlano dello 0,9 del PIL dei paesi. Quindi stiamo parlando di miliardi di euro. Quindi quando si parla di un problema come la mala movida, bisognerebbe pensare, ed è stato molto, lo ritengo molto importante che sia stato fatto, anche a questo aspetto dei costi sociali, ricordo che non sono indolori. E quindi questo volevo solo sottolineare. Grazie. Grazie. Ci sono molti di più, quindi. Senti, facciamo rispondere Sì, no, i costi sono molto più alti, Stiamo intorno al 2,5% del prodotto interno lordo. Quando si pensa che per migliorare una manovra finanziaria si parla di 0,1, 0,2, 0,3 per una boccata d'ossigeno, immaginiamo che intervenire sull'ottimizzazione. Io non parlo mai di tagli, perché voglio dire, i tagli oramai siamo abituati a sempre non parlare. È un'ottimizzazione dei costi, perché gran parte dei costi sono legati ai danni che vengono fatti, non sono prevalentemente sanitari, I costi sanitari hanno una loro preponderanza, però molto è legato ai costi sociali in termini di perdita di produttività, assenteismo, perdita di lavoro a causa chiaramente di problemi alcolizzati e tutto quello che è legato poi che non è monetizzato, separazioni, divorzio, maltrattamenti familiari ai minori, alle donne, cioè voglio dire, sono quelli i costi che non hanno una monetizzazione pratica, sono i costi intangibili che farebbero raddoppiare la spesa, però quelli reali, quelli proprio certificati dall'OMS proprio pochi mesi fa nel report complessivo, sono quelli, chiaro che voglio dire, sono dei costi che ricadono molto sulla responsabilità individuale, su questo non c'è dubbio, però c'è anche una quota di quella che è invece il favorire determinati comportamenti che sono legati a una deregulation, se vogliamo, che consente la promozione, che consente il marketing misleading confondente, che fa crescere la cultura del bere per quello che non è, cioè la cultura dell'uso e non la cultura del bere. Sono due cose completamente differenti. E forse è una cultura da recuperare, però su quello bisogna lavorarci. C'è un'altra domanda, prego. Dicevo, volevo intervenire in questo piccolo dibattito che si è aperto, che peraltro è molto interessante, per dire due cose. Uno, che non è direttamente corretta la correlazione tra alcol e movida. Problematiche legate all'alcol e alla movida assolutamente non è così. L'alcol ha dei problemi che hanno radici lontane, che in qualche modo si incrociano anche con l'attività della movida, ma non è così, tanto è vero che sono detto precedentemente che la maggior parte dei giovanissimi che hanno l'approccio all'alcol non ce l'hanno a causa della movida, ma ce l'hanno a casa, ce l'hanno perché con i genitori, eccetera, eccetera. Quindi la correlazione diretta tra alcol e movida è
divertimento notturno non esiste. E poi anche il discorso dei costi. È vero che qualche volta ci sono degli appartamenti che hanno una dimensione di costo a causa di problematiche, ma ci sono interi quartieri, io faccio l'esempio di Roma, completamente abbandonati, che erano quelli abbandonati, parlo di Testaccio, parlo di Ostiense, parlo dello stesso Vigneto, che hanno avuto una valorizzazione del valore degli appartamenti, oltre al fatto che erano quartieri dove la criminalità organizzata, tutta una serie di altre cose imperversavano, e oggi non è più così perché sono stati illuminati dalla movita che gli ha dato più sicurezza. Quindi ci sono le due cose, ma insomma bisogna valutare pure due, non solo una. Grazie. Delle ordinanze che hanno incrementato anche il controllo, che hanno regolamentato la situazione, e questo voglio dire va detto, perché nulla è spontaneo nella società, tutti i comportamenti bene o male sono indotti da una regolamentazione a cui tutti come cittadini responsabili aderiamo, qualcuno di meno attraverso diciamo delle deviazioni, delle torsioni come è stato detto, però voglio dire c'è sempre un ricorso alla legalità. E questa è una cosa importante, altrimenti la riqualificazione non c'è. Professor Caparro, purtroppo dobbiamo arrivare alle conclusioni, vediamo se riusciamo a includere nelle conclusioni proprio quelle che potrebbero essere le vostre ipotetiche domande. Fiorucci, faccio io, le faccio una domanda che penso sia quello che vuole dire lei. Fermo restando che tante cose devono cambiare a livello istituzionale, a livello politico, a livello di mentalità, come giustamente lei ha detto. La ricetta dove sta? No, mi hanno detto tutti, dice, hai detto che cos'è male, dimmi cos'è bene. Allora io dico questo, la città può fare molto, nel senso che c'è la mobilità, la buona mobilità. Qui abbiamo il proprietario del plastico, il plastico è stato il locale che è durato di più a Milano e ha fatto alla fine il lusso di Milano, perché ha portato i complessi più importanti. Quando veniva il Wall, è venuto Bastiat, è venuto Kinderi, cioè è venuta la cultura americana a vedere il plastic. Altra buona movida. Io ho fatto un negozio, ma in tempi, voglio dire, in via Torino, dove c'era al primo piano terra la moda, primo piano ristorante, secondo piano teatro. A un certo punto stavamo aperti, alle 4 di mattina ricevevamo tutti gli attori che facevano teatro e venivano lì per fare discussione. Stavamo al tavolo a parlare di filosofia, faccio di vita, di cose bellissime, fino alle 4 di mattina. Ci andavamo via che c'era la luce. Allora io dico, c'è una buona movida, possibile. Però bisognerebbe che il comune, adesso magari andremo a parlare col sindaco dicendo, a un certo punto si devono creare spazi locali, i concerti a San Siro, è la buona mobilità. Io direi che dobbiamo portare via a teatro e città, questo segreto è tutte le realtà culturali che si possono fare. Abbiamo gli spazi, abbiamo San Siro, abbiamo l'arena, abbiamo altri locali che si potrebbero rendere disponibili, di teatri in estate che potessero chiusi. Facciamo incontri, facciamo musica di qualità. Io credo che il mondo è pieno di talenti. Se noi diciamo Milano capitale della moda e del design, che sia Milano capitale anche della cultura, ma da domani mattina, però abbattendo tutte le regole, perché qui viviamo solo di regole, oppure di paure, no? L'alcol è una paura, le regole sono una paura. Io dico deregulation, se ritorno a dire deregulation, ma una regola, essere generosi e amare la cultura per quello che c'è di bello nella cultura, la conoscenza, la musica, la poesia. Ma io a un certo punto avevo creato uno spazio teatrale per portare piacere, ma non per vendere alcol, non si vendeva alcol per teatro e si vendeva poco alcol anche a plastica. Si faceva però musica bellissima, io ho sentito musica al plastica che non sentivo neanche quando andavo a Londra. Ecco, questo per dire, generosità nel dare spazi e nel dare spazi alla vera cultura. Grazie.